Non c'è brano migliore se non quello uscito nel 1998 dagli Ace of Base, intitolato Life is a Flower, la vita è un fiore, per celebrare Fano Fiorisce, che ritorna a vivacizzare ed arricchire il Pincio con piante e composizioni floreali. Taglio del nastro questa mattina davanti all'Arco d'Augusto tra cariche civili, associazioni di categoria e gli stessi espositori per dare inizio alla 4 giorni dedicati alle ultime tendenze, alle curiosità e all'abbellimento del proprio giardino. 30 gli espositori presenti tra florovivaisti, vasai e produttori locali dislocati su tutto il perimetro del riqualificato Pincio. Fin dalle prime ore, il centro città si è trasformato in un grande giardino a cielo aperto, arricchito da colori cangianti e irresistibili fragranze tra piante e fiori. Quest'anno nel nostro angolo della biodiversità abbiamo proposto la Food Forest, che è un ambiente commestibile di piante da riproporre nei nostri giardini. Nello specifico troviamo frutti di bosco, banani che sono sempre più ambientati nei nostri giardini, troviamo peperoncini, diciamo che è un insieme di piante commestibili e verdi che ci danno modo di raccogliere sempre di più i frutti, non la classica pianta da frutto, ma in aggiunta orto, frutti di sottobosco, piante verdi e piante comunque dove puoi raccogliere i frutti. Ciclamini, orchidee, violette, fino alle piante grasse da frutto o ornamentali. Tra le novità presenti, il ritorno del cotone. Abbiamo pensato di riproporre il cotone per scopi puramente ornamentali, perché è una pianta bellissima che fa dei grandi fiori durante tutta l'estate. Era coltivata fino agli anni 40-50 del secolo scorso, prima dell'avvento della plastica, per l'utilizzo nei filati e nella produzione delle maglierie. Nelle Marche era molto diffusa nella zona della Vallata del Tronto, nella zona della Sestina. Oggi si pensa a reintrodurlo proprio come fibra naturale da reddito. Comunque, in una bella rassegna come questa, acquistare cotone come ornamentale, soprattutto in primavera, si avrà una pianta sia fiorifera che invernale, gradevole e insolita. Fano Fiorisce, in programma fino a domenica, vedrà degli spazi a tema con laboratori dedicati ai bambini e dei momenti musicali a partire dalle 18:30 nelle giornate del 24 e 25 settembre. Venerdì, sabato e domenica dalle ore 17 proprio qui nei Giardini Roma dei laboratori floreali dedicati ai bambini e anche dei momenti in musica insieme all'Orchestra Sinfonica Rossini, ultimamente sempre presente a questi appuntamenti. Il sabato degli aperitivi floreali, musicali, in collaborazione con le attività del centro storico, e sia sabato che domenica alle ore 18:30 proprio qui nell'area del Pincio la band Sonart ci allietterà con della musica, creando un'atmosfera unica, anche insomma bella, delicata, piacevole.